dal Lagos ci siamo poi spostati alla volta di Siviglia, anche questa volta col bus, perché non ci sono treni per andare a Siviglia. State molto attenti a scegliere la destinazione, perché il bus può arrivare sia a Plaza de Armas che alla stazione dei treni di Santa Justa. Ok, perché se voi selezionate Santa Justa il bus vi calcolerà 6 ore e mezzo di viaggio o 6 ore, mentre Plaza de Arma qua 3 e mezzo. Voi vi chiederete perché, per una banalità, che il bus una volta arrivato a Plaza de Armas si ferma e sta fermo 2 ore prima di ripartire, quindi non è che è finito il viaggio, voi potete anche ripartire ma dovete stare 2 ore lì fermi, cosa che non vi consigliamo. Un consiglio su dove prendere casa: noi l'abbiamo presa nella zona nord rispetto al centro. Sinceramente questo è un pochino lontano dal centro o comunque dalle principali attrazioni. Ed ecco la casita suave suavecita di Siviglia. Si entra, c'è questo ingresso salotto. Poi c'è Jimmy in cucina, mi ha appena fatto la spesa quindi sta mettendo via. Questa è la cucina, bella grande, qui non è così buio, si può aprire. Lavatrice, qui sotto il forno, fornello, qui c'è una qui c'è il freezer con la dispensa, qui c'è il frigo con i bicchieri. Quindi qui c'è uno specchio, che è lo specchio che io ho sempre voluto nella mia vita, che chiedo da anni a mia mamma ma che non mi vuole regalare. Hint hint. No, scherzo. E qui c'è il bagno pulito, suave suavecito. E là sopra, mi tocca pure salire, non so io come non farò a morire durante la mia notte che devo andare in bagno, però vabbè, c'è la cama. Il letto con annesso refrigeratore, perché qui si muore di caldo. La settimana scorsa mi ha fatto tipo 50 gradi. Bene. No, non è tipo. 49, quindi tipo 50. E basta, questa è la nostra casina di Siviglia per i prossimi 3 giorni. E qui la caffettiera c'è. Dopo 5 giorni senza caffè, tutto quello che volevo. Grazie. Noi vi consigliamo di prenderla più nella zona centrale, dove c'è più vita, dove comunque è tutto è raggiungibile a piedi, perché a Siviglia, al contrario delle altre città, abbiamo preferito spostarci a piedi per il centro, magari la sera, il pomeriggio, così, mentre quando abbiamo voluto visitare più monumenti, perché è molto monumentale, abbiamo affittato delle biciclette per 4 ore. La bicicletta un giorno intero affittata costava sulle 15 euro o 12 o 15 euro, quindi non tantissimo ed è molto conveniente. Ed è molto comoda e la città è strutturata molto bene per le biciclette, perché ci sono proprio dei percorsi guidati che ti portano a fare un percorso e ti portano alle diverse attrazioni principali della città, quindi è davvero ottimo. Arrivati a Siviglia inizia il nostro tour, ma siamo un pochino, non so, straniti per 2 motivi. Uno, è tutto chiuso, è giovedì, quindi dovrebbe essere tutto aperto, però secondo me, questo te lo stavo per dire, è perché siamo a metà agosto e a metà agosto i negozi vanno in ferie. Quindi, boh, questo sarà un motivo. E due, solo noi a Siviglia, solo noi. E due, perché tra il Portogallo e la Spagna c'è un'ora di differenza. Quindi adesso non riusciamo a capire. No, no, oramai si è capito. Wow. C'è un problema. Siamo al bivio. Dove vamos? Jimmy, tira fuori il navigatore invece di guardare in giro. Il mio figlio. Dai, tira fuori il navigatore. Il navigatore. Dobbiamo andare di là. Aspetta. Comunque stavo dicendo che abbiamo fatto un po' di confusione per capire che esattamente che ore fossero. Ce l'abbiamo fatta, alla fine abbiamo mangiato alle 3, quando dovevano essere le 2, adesso non sono le 6 e mezza, quando dovrebbero essere le 5 e mezza. Tutto a posto. Adesso incominciamo a visitare Siviglia. Di là ho sbagliato. Ci aspetta una cena spagnola che non vedo l'ora, perché i piatti tipici del Portogallo erano pesce alla griglia, quindi niente di particolare. Invece gli spagnoli
sono bravissimi. Jimmy, sei un disastro. Alla fine ho sempre ragione, come sempre. Quindi sconsigliato andare ad agosto, sinceramente, perché è tutto chiuso. Le cose principali sono oltre la cattedrale, oltre al caldo di 50 gradi. Le cose principali sono la cattedrale con la torre di Giralda, i giardini di Alcazar, di cui si paga l'ingresso, ma per gli studenti sono solo 2 euro. E se volete visitare la parte alta di questo palazzo, sono 4 euro. 50. Noi non l'abbiamo fatto, ma io ve lo consiglierei, perché non abbiamo avuto tempo, ma se no l'avremmo sicuramente fatto. Molto caratteristico e imperdibile lo spettacolo di flamenco, che ve lo venderanno a diversi prezzi. Il più conveniente che troverete sarà quello a 38 euro col calice di vino, ma noi l'abbiamo trovato al Museo del Flamenco per un'ora, prezzo studenti, 14 euro. Prezzo normale mi pareva 20 comunque. Ed è molto caratteristico, a me personalmente non è piaciuto granché, mi è sembrato un po' triste, però quello è. Comunque andate assolutamente a vederlo al museo, perché in tutti i localini privati dove magari fate, come ha detto Silvia, la bevuta o potete anche mangiare addirittura, costa davvero tanto. Poi può essere più allegro, può essere più bello, ma l'importante è fare l'esperienza e goderselo. Quindi andate al museo, così riuscite a spendere poco e a godervelo. E poi se non vi piace, vabbè. Poi altre attrazioni sono Piazza di Spagna, poi noi con la bici abbiamo raggiunto anche il centro di cultura e la zona Expo. Zona Expo, se non avete tempo non andate assolutamente a vederla, è un'area totalmente abbandonata a se stessa, quindi non ne vale la pena. Carina da vedere, però sembra quasi la scena di un film. Quindi, del crimine. Ecco, quindi se non avete tempo non vi preoccupate, perché non vi perdete niente. Dove mangiare? Allora, noi abbiamo avuto sfortuna, era un po' tutto chiuso, ma di tipico spagnolo troverete ovunque. State sempre attenti ai localini turistici, quelli con menù fuori che vi attraggono, insomma. Noi siamo stati in un locale tutto senza glutine, visto il mio problema, chiamato Che Tapeo. Diciamo che era un po' una baracchina, non gli avresti dato un euro, un po' bruttino come ristorante, però mi faceva tutto senza glutine, lui era celiaco, io sono stata bene, mi ha fatto un hamburger fantastico, la paella, che non c'era tanto pesce, però dettagli. Siamo riso stati bene. Con il pesce, via. Siamo stati... La sorpresa più bella del locale? Il pane. Oh, brava! Ah, fanno un pane fatto da loro, senza glutine, alto così, non lo so, fantastico. Una cosa importante da sapere è che è stato imposto a tutti i ristoranti di avere un menù a parte con la lista degli allergeni. Avranno un menù con i vari simbolini. Questo è fantastico per chi ha le varie intolleranze. Diciamo che invece per il glutine è un po' più complicato, soprattutto per chi ha problemi anche con le cross-contaminazioni. Perché sì, so che quel piatto è senza glutine, ma non sono sicura delle contaminazioni. Però per tutte le altre intolleranze chiedete sempre il menù a parte.
Ci avete rotto, voi vi chiamate grandi, ma vi pisciate sotto. Ci avete rotto, non siamo più. Terminata purtroppo la vacanza, da Siviglia Centro all'aeroporto, il mezzo migliore e forse anche l'unico è il bus EA. Se andate su internet ci sono in modo molto dettagliato tutte le fermate e potete scegliere qual è per voi la migliore. Sono 4 euro il biglietto solo andata ed è comodissimo perché lascia lì davanti all'aeroporto, quindi, e sono 40 minuti in quanto nel centro città ci sono tante fermate e poi c'è un tratto di autostrada, quindi per quello ci vuole una quarantina di minuti. E il biglietto si fa sul bus, non si acquista da nessun'altra parte. Volevamo concludere questo video facendo una breve riflessione con le differenze che abbiamo trovato tra Airbnb e Booking. Abbiamo preso gli appartamenti di Lisbona e Siviglia con Airbnb, mentre quello di Lagos su Booking. Diciamo che sono un po' due mondi. Airbnb è molto più personale, hai il contatto con le persone, la casa è molto più casa, senti molto di più la vita e la sensazione dei locali, mentre appartamenti... Booking è adatto assolutamente per gli hotel, per gli appartamenti magari può lasciare un po' a desiderare, non che ci siano appartamenti brutti, ma è proprio il servizio. Perché quindi... è gestito dalle agenzie, mentre quando una casa come su Airbnb è gestita da privati c'è tutto un altro interesse e sensazione e care, non so come si dice in italiano, in inglese, sì, in italiano. Non ti preoccupare. No, non mi interessa. Concludiamo qui questo video, speriamo che vi sia stato utile. Io e voi ci vediamo nel prossimo video. Da Jimmy e dalla montagna è tutto. Al prossimo video.